Mortara si libera di un incubo durato anni. Lo stabile all'inizio di Via Trento è stato demolito. Si conclude così la prima fase di una trafila burocratica che però è destinata a vivere una seconda puntata in futuro. Ma andiamo con ordine. Da diversi anni ormai l'edificio era stato giudicato pericolante. Per evitare rischi era stata predisposta una prima transennatura che rendeva inagibile il marciapiede. In una seconda fase, visto l'aggravarsi delle condizioni statiche del caseggiato, si è resa necessaria un'ulteriore transennatura che arrivava fino a metà della corsia utilizzata dai veicoli. Un disagio per la circolazione e un brutto biglietto da visita per la città, dato che il fabbricato si trova in una delle vie di accesso di Mortara e affaccia sulla rotonda dedicata all'Oca. Il problema più grande però era per i pedoni costretti a camminare in mezzo alla strada. Se si considera che quello è il punto in cui passano due volte al giorno gli studenti del liceo Omodeone in tragitto tra la fermata dell'autobus e la scuola, si può ben comprendere la pericolosità della situazione. L'edificio però è privato. I proprietari non avevano mai provveduto alla demolizione, imposta più volte dal comune con diverse ordinanze. L'amministrazione quindi ha deciso di fare da sola. Dopo una lunghissima trafila burocratica, ha stanziato 8.000 euro per pagare una ditta specializzata ed effettuare la demolizione a proprie spese. Chiederà in seguito il rimborso ai proprietari. I lavori sono previsti oggi e domani, almeno la prima fase, che è quella della rimozione del pericolo con la demolizione della porzione del fabbricato che era soggetto al crollo che è stato verificato da tempo. Ecco. Occorrerà però rifare la trafila burocratica da capo per portare via le macerie, dato che la fase attuale prevede la demolizione ma non la rimozione dei rifiuti. Noi abbiamo fatto un'ordinanza per la demolizione, la proprietà non ha ottemperato, il secondo passaggio sarà una seconda ordinanza per la rimozione dei rifiuti. Se non dovesse ottemperare di nuovo la proprietà, a quel punto vedremo noi quali sono i passaggi che si potrebbero fare, perché o direttamente il comune o chiedendo un finanziamento da parte di Regione Lombardia o la provincia. Anche se occorrerà tempo prima di veder portare via le macerie, la demolizione in atto in queste ore permetterà comunque di mettere in sicurezza l'area e ridare a pedoni e veicoli lo spazio necessario per transitare in tranquillità.